ritrovati dagli studi di Gilda TV per presentarvi il professore docente Di Maggio, la rivista bimestrale diretta da Renza Bertuzzi. Il nuovo numero si apre con l'annuncio del deposito in Cassazione dei 4 quesiti referendari abrogativi della legge 107/2015, avvenuto il 17 marzo 2016. Questo referendum, promosso dalla Gilda con altre organizzazioni sindacali e associazioni, riguarda tutti, scrive Rino Di Meglio, e non solo i docenti e la scuola, perché la legge 107 è uno dei tanti mezzi usati da chi vuole restringere in tutta Europa gli spazi di libertà conquistati negli ultimi due secoli. Nella stessa pagina, Esther Trevisan commenta il convegno La buona scuola, profili di incostituzionalità, tenutosi a Roma il 16 marzo scorso. I video delle relazioni del convegno su gildatv.it. Non sono mancati in questi due mesi i comunicati stampa della Gilda contro la politica scolastica del MIUR. Bonus, merito, avanti tutta con referendum e ricorsi. Viaggi di istruzione, il MIUR si appresta a correggere la nota. Il MIUR riconosca i diritti del personale educativo. Comitato di valutazione, rottura con il MIUR. Gianluigi Dotti, a pagina 4, si sofferma sul notevole ritardo dell'uscita dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale della scuola. Un ritardo, spiega Dotti, che avrà conseguenze molto pesanti sul regolare avvio dell'anno scolastico 2016-2017, ma inciderà anche sulla qualità dell'insegnamento. Sempre a pagina 4 l'annuncio del 19° congresso della Gilda degli insegnanti dal 20 al 22 maggio a Perugia per il rinnovo degli organi statutari nazionali della Gilda. Le pagine centrali di questo numero sono tutte dedicate al referendum. Il manifesto può essere appeso nella bacheca sindacale di ogni scuola. Il bonus per il merito è il tema affrontato a pagina 9 da Fabrizio Rebeshek. L'assegnazione del bonus sta decollando nelle scuole in modo differenziato, tra dibattiti e contestazioni sulla valutazione, perché, scrive Rebeshek, i criteri qualitativi proposti dalla legge 107 rischiano di rompere la collaborazione e la cooperazione del gruppo educativo di ogni scuola, senza incidere sulla qualità dell'insegnamento. La storia della scuola continua in queste pagine di professione docente con un altro articolo di Piero Morpurgo, dedicato all'anno 1920, quando tra le prospettive di progresso e di privatizzazione si fa largo l'attenzione alla tutela dei beni culturali. A pagina 11, la recensione di Fabrizio Rebeshek dell'ultimo libro di Edgar Morin, Insegnare a vivere, manifesto per cambiare l'educazione. Nel libro, scrive Rebeshek, le suggestioni e gli spunti di riflessione sulla natura dell'insegnamento sono molti, ma sull'educazione emerge fin dalle prime pagine una profonda separazione tra l'esistente e il possibile. Mi ha sfiorato l'ala della infelicità. Questo bell'articolo di Renza Bertuzzi nasce dalla lettura del rapporto quadriennale dell'Organizzazione Mondiale sulla salute psicofisica dei giovani, dal quale si evince che gli studenti italiani, rispetto agli altri studenti europei, sono più stressati e meno felici a scuola. Nell'ultima pagina della rivista viene illustrato il ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani contro il mancato rinnovo del contratto del pubblico impiego. Il ricorso è organizzato dalla CGS, Confederazione Generale Sindacale, a cui ha aderito la Federazione Gilda UNAMS. Chi volesse partecipare al ricorso può farlo registrandosi sul portale www.ricorsocgs.it. Su Gilda TV il tutorial per presentare il ricorso. Vi ricordo che il 9 aprile è iniziata la raccolta firme per il referendum abrogativo dei 4 quesiti della buona scuola e avete tempo fino al 7 luglio per mettere la vostra firma. Vi ringrazio per l'attenzione e dagli studi di Gilda TV un saluto. Arrivederci.